Un saluto a tutti. Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le regionali, oltre che per le politiche, come avverrà in tutta Italia. È una decisione, sofferta naturalmente, meditata, che ho adottato alcuni minuti fa dopo averci pensato per alcuni giorni. Non c'è nessun motivo politico alla fonte di questa decisione. Sono quasi tutte ragioni di ordine tecnico, di ordine procedurale, ecco, dettate dal buon senso. Ce ne sono almeno quattro motivi perché si debba votare il 25 di settembre in Sicilia. Il primo, la chiusura delle scuole. Si vota nelle scuole, negli edifici scolastici. Bisogna interrompere le lezioni. Una cosa è farlo soltanto per il 25 settembre, altra cosa è farlo anche per il 6 di novembre, quando scade naturalmente la legislatura della regione e dell'Assemblea regionale siciliana. Non ci possiamo permettere il lusso di tenere giornate intere con la scuola chiusa. Secondo motivo, crescono i casi di contagio Covid. Lo abbiamo visto in queste settimane e siamo in estate. Immaginate cosa potrebbe accadere con l'arrivo dell'autunno alla luce delle esperienze che abbiamo maturato nei 2 anni precedenti. Se aumentano i casi di contagio, noi non possiamo garantire a tutto il corpo elettorale, e Dio sa quanto abbiamo bisogno di combattere l'astensionismo, non possiamo garantire a tutto il corpo elettorale di poter esercitare il diritto al voto, quindi di andare nella cabina. Terzo motivo, 3 mesi e più di campagna elettorale, già si sta cominciando per le politiche, significa che i partiti, mentre sta per concludersi la campagna elettorale per le elezioni nazionali, debbono raccogliere le firme, preparare le liste, cercare i candidati, definire i simboli per le elezioni regionali. Assurdo, impossibile. Uno sforzo sul piano organizzativo che crea soltanto disordine e non serve al buon andamento delle 2 campagne elettorali, non serve alla democrazia, non serve alla partecipazione della gente. Quarto motivo, che credo sia il più importante, comunque il più significativo, i costi che deve affrontare la regione, che deve affrontare la istituzione pubblica per garantire il diritto al voto, quindi i seggi, i componenti dei seggi, i servizi collegati. Parliamo di circa 20 milioni di euro, non sono pochi centesimi. Se si dovesse votare il 25 settembre e il 6 di novembre, 20 più 20 significa quasi 40 milioni di spese. Non è possibile e il buonsenso dice di no. Ecco, sono questi i motivi essenziali che mi hanno indotto ad anticipare la conclusione di 40 giorni circa della legislatura. Di questa mia decisione ho informato il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, come prevede la legge. Nel frattempo continueremo a lavorare, non è tempo di commiato naturalmente. Ho appena completato di presiedere una seduta di governo, abbiamo adottato decine e decine di delibere, come facciamo quasi in ogni seduta, e impegnato centinaia di milioni di euro, soprattutto in investimenti. Dio sa quanto ci sia bisogno di mettere in Sicilia in circolazione masse di denaro, quanto bisogno ci sia di riqualificare tutte le infrastrutture, e noi lo facciamo da 5 anni e continuiamo a farlo. Io fino all'ultimo giorno, quindi fino al 25 di settembre, lavorerò con lo stesso impegno e con lo stesso entusiasmo del primo giorno. È veramente bello andare in giro, sto andando a visitare quei comuni che non ho potuto visitare a causa del Covid. Quanto calore umano, quanta gioia, quanta bella accoglienza, quanto entusiasmo, quanto affetto. Sono le uniche cose che ripagano tanti sacrifici e tante amarezze, tanti bocconi amari. Ma di questo non parliamo perché non possiamo assolutamente guastare il momento.
Per quanto riguarda quindi i commiati, li faremo dopo, alla fine di questo mandato. Molti mi stanno scrivendo e chiedendo, ma sulla ricandidatura, Presidente, che succede? Bella domanda. Io sono fermo a quello che ho detto nella conferenza stampa del 23 giugno scorso, lo ricorderete. Ho detto che sono pronto, naturalmente, a guidare la coalizione di centrodestra per la vittoria, per garantire per la seconda volta continuativa che la nostra coalizione possa guidare le sorti della regione siciliana. Qualcuno all'interno della coalizione dice che io abbia un brutto carattere, che io sia molto rigoroso, che io sia antipatico, può anche succedere, ecco. E che quindi sono divisivo. Siccome per me la unità della coalizione di centrodestra è più importante di qualunque pur legittima aspirazione a continuare il lavoro che abbiamo iniziato 5 anni fa e ad avviare anche nuove iniziative, ho detto, se sono realmente divisivo, se non è un capriccio di qualcuno, io posso benissimo fare un passo di lato. Cercate un nuovo candidato alla presidenza, ce lo presentate, faremo conoscere le nostre valutazioni e andremo avanti. Ecco, credo di avere quindi risposto alle tante domande che in queste ore arrivano al mio cellulare, alla mail dell'ufficio e alle tante domande che mi arrivano anche per strada. Voglio infine ringraziare Giorgia Meloni, perché per questa scelta mi ha lasciato assoluta libertà. La ringrazio per la sensibilità che ha dimostrato e che continua a dimostrare nei miei confronti. È una scelta che non ho preso a cuor leggero, è una scelta che non sottintende altri obiettivi ed altri scopi, lo dico per sgombrare il campo dagli equivoci. Dobbiamo necessariamente impedire che alle elezioni regionali si riduca il numero dei possibili partecipanti, dei possibili votanti. Noi abbiamo dei doveri ai quali dobbiamo assolutamente guardare con grande attenzione. Ecco, credo di avere detto tutto. Era giusto informare innanzitutto voi prima del comunicato stampa. Sono convinto che ci rivedremo nelle prossime giornate e nelle prossime settimane. Seguiremo assieme a voi la vicenda che caratterizza la scelta del candidato alla presidenza della regione. Intanto mi sento di dirvi grazie per l'affetto, per l'attenzione, per l'amicizia che mi state dimostrando in queste settimane più di quanto non abbiate fatto negli anni precedenti. A presto!